Tu guardesti lacrime su quella gaggia, va da stu poveriello. Buonasera, amici dello Zoccolo Duro. Buonasera, buonasera. Scusate l'ingresso con Mario Merola, ma quando l'ho visto entrare con quella maglia nero azzurra, era lui! Era lui che cantava le canzoni napoletane! Quando l'ho visto entrare, prima è entrato Esposito, poi è entrato Mario Merola, ho detto: ma dove siamo? A Canta Napoli! La partita invece che su Sky la facevano su Teleromagna o Telelombardia, oh! Sembravano le canzoni napoletane, sai quelle che fanno la sera, Canta Italia. Sembrava Canta Italia, oh, entravano i cantanti. Che imbarazzo che siete, che imbarazzo. È il bello che ci prendevano in giro a noi. Quando avevamo 7 infortunati ci prendevano pure in giro, capito? Loro con 2 infortunati e mezzo fanno entrare Mario Mero, la fanno entrare, e poi ci prendevano in giro a noi. Ragazzi miei, sapete cosa sono questi? 00 farina 00? Sono gli 0 titoli pure lì per quest'anno, 0 titoli. Ogni anno una certezza, l'Inter 0 titoli. 0 titoli, 00 farina 00. Adesso potete andare pure a vincere il derby, sempre se ce la fate a vincere, che noi all'andata l'abbiamo fatto con 200 infortunati e avete segnato al 93esimo e vi siete pure montati la testa. Vediamo adesso domenica, ma pure che lo vincete il derby, pure che lo vincete, sempre a 0 titoli rimanete un altro anno, è un altro anno, ma noi siamo più avanti di voi. Abbiamo accorciato il gap con la Juventus, l'abbiamo accorciato, ho visto come l'avete accorciato, da 15 punti ne avete 30 quest'anno, ma cosa avete accorciato? Il cervello avete accorciato, che già era piccolo, è diventato ancora più piccolo. Tra l'altro non solo non avete accorciato niente tranne il pistolino piccolino che avete, che era già piccolo di suo, non è che non avete accorciato niente, ma l'anno prossimo dovete rifare la squadra, che metà se ne vogliono andare, Icardi se ne vuole andare, Perisic fino a ieri se ne voleva andare, Nainggolan che vuole tornare a Roma, dovete rifare la squadra, cioè avete un centrocampo che nemmeno in interregionale può giocare, con Vessino, Bocavalero che sta aspettando la pensione, fa metà giornata in posta a aspettare la pensione e metà giornata gioca con voi. E adesso non mi venite a dire del derby, che non me ne frega niente oggi del derby. Oggi non me ne frega niente del derby. Siete usciti, siete andati a casa e godo. Ma voi con chi giocavate? Siete usciti con l'Olympiacos, siete usciti. Siete più imbarazzanti di noi. Voi siete usciti prima e voi siete usciti due volte, siete usciti col PSV. Avessi detto, sei uscito, guarda, con Barcellona, con PSV sei uscito in casa, tra l'altro, in casa. E adesso sei uscito con l'Eintracht Frankfurt, come godo, va bene ragazzi, ci stava un po' di sfottò, tra l'altro stasera ho giocato anche una partita importante con quelli dello Zoccolo Duro, ho visto però tutta la partita in pratica, ho visto dal 26esimo, ho visto la cappellata di De Vrij, che non mi aspettavo da De Vrij, è svenuto, non so cosa gli è successo a De Vrij, ma ragazzi, ma loro vi hanno dominato, cioè è vero che ha fatto una cappellata De Vrij, ma loro hanno dominato, cioè Andanovic vi ha salvato il culo almeno 4-5 volte, stavate proprio inguaiati oggi, è vero che comunque avete 1000 infortunati, ma fondamentalmente chi è che vi manca? Nainggolan e Brozovic, perché Asamoah e Lautaro erano squalificati e dovrebbero tornare quasi tutti domenica. Brozovic era in panchina, non ha giocato neanche un minuto, probabilmente
giocherà il derby, ma non tutta la partita, perché se oggi non ha fatto neanche un minuto, dubito che faccia 90 minuti al derby. Può essere che entrerà al secondo tempo. Nainggolan non ce la fa per il derby. Torna a Samoa, è il toro Martinez, il toro che sicuramente ci purga con lo snorchi maledetto. Vediamo cosa farai contro il capitano Alessio Romagnoli. Vediamo, può essere, no? Magari farà loro, cacca, l'obiettivo dell'Inter sarà il derby domenica. Ormai non hanno più obiettivi stagionali, no? Quindi il loro obiettivo sarà il derby domenica. Ci arrivano malconci, noi dobbiamo vincere, eh? Io non mi nascondo dietro niente. Noi domenica dobbiamo andare a vincere. Se non vinciamo mi incazzo pure, perché contro quest'Inter di Mario Mera ragazzi, più ci penso che è entrato Mera la più rido. Non ce la posso fare, ragazzi. Quando è entrato non ce la posso fare. Andate su Instagram a vedere che ho messo proprio la foto di Mario Merola. Non ce la potevo fare. Quando ho visto entrare Merola, lì sono svenuto. Sono caduto per terra. Ero lì al ristorante. Sono caduto per terra. Non ce la potevo fare. Tra l'altro ho cercato qualche canzone di Mario Merola. Cazzo, ma fanno tutte cagare le canzoni di Mario. Cioè, non ce n'è una che almeno c'ha un ritornello divertente. Fanno tutte cagare, come la squadra dell'Inter, tra l'altro. Quindi non è che sono andati molto lontano. Va bene, ragazzi, stasera vi ciapate lo spottò e muti. E non voglio nessuno che viene a commentare, stai zitto. Ma stasera vi prendete lo sfottò e muti. Non voglio vedere nessuno che scrive: ma voi su che canale giocavate? Noi siamo usciti e mi sono già incazzato e mi sono preso gli sfottò muto, perché siamo usciti, giustamente, figuraggio, con la storia dei flauti lì, io non mi sono dimenticato proprio niente, eh? Quindi non mi dimentico la figuraccia che abbiamo fatto, però allo stesso modo siete usciti anche voi e io godo perché siete usciti. Poi ovvio che alla fine mi interessa solo vincere, infatti sono molto preoccupato della partita con la Lazio. Guarda, non temo neanche tanto un eventuale finale con Atalanta e Fiorentina, perché ragazzi, se devo temere una finale con Atalanta o Fiorentina, molto probabilmente l'Atalanta, e allora sto veramente inguaiato. Cioè, però la semifinale in casa con la Lazio, dopo che hai fatto 0-0 all'andata, quella la temo, perché quella è pericolosa. La Lazio è una bella squadra, quella la temo, e lì io voglio assolutamente vincere la Coppa Italia, eh? Cioè, a me non me ne frega niente, ve l'ho già detto, nel quarto posto, perché quello deve essere la base. Cioè, non che non me ne frega niente che voglio arrivare quinto, quello deve essere la normalità, arrivare nelle prime quattro. Ma quello che a me interessa è vincere la Coppa Italia, perché devi mettere trofei in bacheca, come ho sempre detto. Se devo scegliere tra i due preferisco sempre vincere, ve lo dico, che a me di partecipare non me ne frega niente. Il Napoli ha perso 3-1, ha rischiato anche il Napoli, non l'ho vista perché ha segnato subito, poi una volta che ha segnato subito ho detto vabbè, è finita, l'hanno portata a casa. Però ve l'avevo detto nel video stamattina, andatevi a vedere il video di stamattina, vi avevo avvisato che il Napoli rischiava perché giocava con una difesa imbarazzante, e infatti ha perso 3-1. È vero che poteva perdere anche 4-1 e passava lo stesso, però è brutta la sconfitta 3-1, eh? Secondo me Carletto sarà arrabbiato, anche i tifosi del Napoli saranno arrabbiati, però l'hanno portata a casa, quello era l'importante. Sono tra le favorite insieme al Chelsea, insieme all'Arsenal, e quindi vedi, perché l'Arsenal mi sembra che è passato, anche lui mi sembra che ha vinto, è passato, adesso non li so tutti i risultati perché stavo guardando l'Inter. Quindi ragazzi, mi ha sorpreso la formazione di Spalletti. Io Keita non l'avrei messo nel primo minuto, perché infatti non ce li aveva 90 minuti, si vedeva che non ce la faceva, e io l'avrei messo nel secondo tempo come carta jolly per giocartela nel secondo tempo. E invece nel secondo tempo i cambi sono stati Ranocchia, tra l'altro neanche messo come seconda punta, messo dietro, Ranocchia, Esposito e Mario Merola. E lì chi è passato? Il Frankfurt. Tra l'altro oggi, ragazzi, c'era una miriade di tedeschi qua a Milano. Ho messo il video su Instagram che ci sono tutti i tifosi tedeschi che hanno fatto il corteo da Corso Magenta fino a San Siro. Ma che lunga, eh? Si sono fatti tutto un corteo, saranno stasera, immagino, ubriachi, contenti.
Va bene ragazzi, contenti così, ci vediamo domani come al solito, fate i bravi, condividete, mettete un bel like e ci vediamo domani. Ciao belli! Frankfurt! Mario Merola! Ragazzi, non ce la posso fare. Più penso a Mario Merola e più mi addormento col sorriso. Lo voglio al derby, lo voglio Mario Merola! Mario, ti voglio al derby! Ciao!